cambiare un pigro in uno sportivo? Allora, innanzitutto, ragazzi, se siete pigri, ecco i sintomi. I sintomi sono stanchezza, difficoltà di dormire, pesantezza, mal di articolazioni, magari un problema anche di una voglia spudorata di zuccheri ogni 3 ore, e resistenza all'insulina, resistenza alla leptina, e potrei andare avanti fino a elencare tutto, diciamo, potrei andare avanti a elencare una lista di cose che sicuramente non portano positività, ottimismo e felicità, ok? Allora, un pigro spesso soffre di depressione e sensi di colpa, tanti sensi di colpa, perché un pigro sa che dovrebbe diventare più sportivo e poi si biasima per non essere uno sportivo. Però il problema è che come posso aiutare un pigro a diventare uno sportivo? Beh, nessuno è disciplinato dalla nascita, la disciplina viene facendo, ok? E io posso, su jillcooper.it, YouTube, Instagram, Facebook, mi potete seguire su Twitter, insomma, dove volete seguirmi, i consigli sono giornalieri, ma tu ti devi mettere in, diciamo, in pratica 5 minuti, 10 minuti al giorno. Anzi, adesso farò su jillcooper.it il calendario anti-pigro, con tanto di suggerimento di allenamenti e non allenamenti, per far sì, perché giorno dopo giorno, se mi dai 5 giorni di impegno, io ti posso garantire che al 6° giorno il corpo comincerà lui a chiederti di muovere, lui a chiederti di dedicare quei 10 minuti a te stesso. 1. 2, i muscoli, ragazzi, sostengono l'attività del corpo. Allora, più muscoli ho, non solo che mi aumenta il metabolismo, è quello già una grandissima ganzata, ma i muscoli sono quelli che sono i motori, ok? Così mi permette di avere più sprint, più voglia e più voglia di muovermi. Per esempio, i muscoli sono come dei puledri che escono fuori dalla stalla e vogliono saltare e ballare e correre. In inglese si chiama fidget. Infatti, se tu guardi uno sportivo, si stanno sempre muovendovi, magari la gamba si muove o stanno in piedi o stanno sempre in movimento, quelle bruciano calorie durante l'arco della giornata. Allora non dovete guardare solo l'allenamento, Jill, quante calorie brucia in questo allenamento? Pigri, tu devi vedere quanto bruci tutto il giorno grazie a muscolatura che ti sta addosso. Allora, spostando il grasso, che è quello che è una inerte dal punto di vista metabolico, pesante dal punto di vista pesistico, perché è proprio pesante, come avere un sacco di patate distribuite su tutto il corpo che mi pesa durante il giorno. Ci credo che un pigro si sente pigro e dice no, io sono così, perché il corpo non ti dà una mano. Ma giorno dopo giorno, affrontando movimento dopo movimento, 10 minuti al giorno, 5 minuti al giorno, compratene una bici se sei veramente sovrappeso per proteggere le ginocchia, prendi il trampolino, cammina intorno al tuo palazzo 15 volte, ci sono le soluzioni, anche a low cost, non ti dico che devi comprare niente, mettetevi un bel paio di scarpe di ginnastica, esci di casa e cammina, quello è un allenamento. Ma quello che dovete fare voi è violentarvi se necessario, ma i pigri, per 5 giorni di fila, 10-15 minuti di allenamento. Lo puoi fare qui su YouTube con me, lo potete fare con voi con un orologio, prendete la musica Tamara, la metti nell'orecchia e vai a camminare. Ecco, quello è un ottimo suggerimento, la musica Tamara. La musica Tamara è eccellente per darti quella verve per allenarti di più. Ma pigri, io ti darò tutti i suggerimenti possibili, come mangiare, come non mangiare, calendario, come aumentare la dopamina, come aumentare le endorfine per far diventare uno stile di vita il movimento. Ma la prima, il primo passo, il primo, diciamo, la prima cosa che va fatto parte da te. Così mettiti subito in atto dopo che hai visto questo video. Magari c'è qualcosa dentro di te, sta facendo mumbla mumbla, allora c'ha ragione Gilla, la devo fare. Non aspettare, non tramandare, non rimandare, mettiti le scarpe di ginnastica e partire. Ora chiudi questo video e vai. Magari fai il prossimo video che trovate sul mio sito di movimento e mettiti in forza, in carreggiata, e vedrai giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, mese dopo mese, il tuo corpo risponderà e cambierà da così a così. In bocca al lupo. Alla prossima, ciao.